più grande passione, diciamo, che appunto è il disegno. Da lì è partito tutto. Questa cosa ha avuto un grande successo perché praticamente sul web, mi ero documentato sul web e non c'era nessuno che faceva quello che facevo io. Però ti dico, è una grande passione, disegno da quando ero bambino. E un'altra cosa è che io non ho mai frequentato una scuola d'arte, quindi io disegno da quando avevo 5 anni e non mi sono più fermato. Prima di fare il makeup artist ho fatto tanti lavori, poi però a un certo punto ho deciso che era importante dedicarsi a quello che effettivamente era la mia passione, capito? Sì. Quindi il disegno, e ho detto, se non ci provo adesso che sono un ragazzo non lo faccio più. Quando vado a scontornare il cranio utilizzando poi il colore nero che si confonde con lo sfondo, praticamente si vede poi tutta l'illusione. Poi magari infatti la gente pensa che faccio tutte queste cose in qualche studio fotografico particolare, super attrezzato, invece no, nel bagno di casa mia. E devo dire che questa è stata la mia fortuna. Perché se avessi tutti i capelli, a questo punto il fatto della testa col 3D non c'era. Cioè, tutto quello che mi sta capitando è da quando è mancato lui. Cioè, quindi io sono convinto che mio papà mi stia aiutando in qualche maniera.